Buongiorno a tutti, oggi preparo delle polpette di carciofi al forno. Mi occorre 300 g di panna ammollato nell'acqua, 50 g di formaggio grattugiato, prezzemolo quanto basta e mezzo aglio tritato, pepe, 2 uova, 300 g di carciofi sbollentati e fatti a pezzetti, olio, sale e pane grattugiato quanto basta. Iniziamo la preparazione. Nel panna ammollato vado a mettere il prezzemolo e l'aglio, precedentemente tritati. Aggiungo il formaggio, il pepe, i carciofi e mischio. A questo punto aggiungo anche la provola. Metti il sale, un po' d'olio. E ora aggiungo le uova e mischio tutto. Ora impasto con le mani. Una volta impastati, metto olio in una teglia. Distribuisco bene l'olio. E ora preparo le polpette. Prendo un po' di impasto, faccio una pallina e schiaccio. Così. Ora le passo nel pane grattugiato. Ora le passo nel pane grattugiato. Una volta passate nel pane grattugiato, le metto nella teglia. Se lo preferite, potete mettere anche del prosciutto. Una volta pronte, metto dell'olio sopra. E a questo punto le vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 per 40 minuti. Pronti, ne spezzo uno. Vedete che sono belli? Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.